Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo arrivati al quinto episodio di Divento Mito. Oggi, prima di andare avanti, volevo ringraziare il mio utente che mi segue, Francesco l'Episcopo, perché mi ha dato un suggerimento che io avevo provato a cercare ma non avevo trovato. Questo che vedete sulle persone è il suo suggerimento, io lo vado ad eseguire. Mi ha scritto di andare in menu giocatore, posizione preferita, e chiedere all'allenatore di giocare una posizione preferita, cosa che non avevo fatto e per questo venivo schierato alla Katsum, quindi a centrocampo, ho giocato anche laterale. Io ragazzi voglio fare la prima punta, ed ecco qui, effettua una richiesta, quindi grazie Fra per il suggerimento, mi stai togliendo veramente un bel problema. Ok ragazzi, allora andiamo avanti, abbiamo la partita contro Latina e partiremo titolari. Eccoci qui nella partita contro Latina e vedete per ora siamo ancora a centrocampo, 99 Pinco Palino, andiamo subito a vedere cosa riusciremo a fare e soprattutto se finalmente riuscirò a fare un gol. Che okay, ragazzi, vedete che inizia. Dammi subito palla. Minchione, passami palla. Minchio, passami palla. Cioè, ragazzi, guarda, mi scavalcano ma non mi passano palla. Che bastardi, miei compagni di squadra. Maledetti. Attenzione, subito Latina qua. Nel frattempo in avanti. Passami palla, guardami. Ma porca troia, sono solo. Passa palla, guardami. Oh, palla per Pinco, ragazzi. Che vede lo scatto del compagno, troppo leggera, ma recuperiamo, attenzione. Allora il Benevento, Marotta rimane lì e poi il portiere spazza via. Guardami qua, sono solo, passami palla, no, non me l'ha passata sto figlio di una buona donna, però ha segnato almeno. Siamo in vantaggio, però ragazzi se mi passava la palla era un GDM perfetto, avrei fatto un ottimo gol con Pinco. Ma mazzio di merda, non me l'ha passata la palla, i soliti compagni infami. Sì, batti 5, pezzo di merda. Rivediamo, ragazzi, guardate il pezzo di merda. Guardate Pinto. Cioè, guardatelo solo. Guardate il pezzo di merda, me lo potrà dare solo. Invece ho voluto segnare lui. 1-0 comunque per noi. Attenzione Pinco, sovrasta. Ma non riesce a prendere palle, c'è il pareggio. Immediato il pareggio della Tina, ragazzi. Guardate, sono andato con Pinco a saltare, ma niente da fare. Più forte lui di testa, uno pari. L'ho smesso fuori. Pallone per Pinco. Proviamo il tiro. Ragazzi, finché ha caricato. Me l'ha già stata tolta. Peccato. Palla messo fuori. Verso Pinco. Che può provare il tiro. Fermato al momento del tiro, ragazzi. Niente da fare. Non riesco mai a fare un tiro. Attenzione qua. Guardami. Porca troia. Guardami. Marotta, guardami. Bello il passaggio di Marotta. Pinco anticipato. Bravo però Marotta. Ancora. Ancora, guardami. Attenzione il tiro fuori del Benevento. Marotta me l'aveva passata stavolta la palla, invece qui no. Però va bene ragazzi, ci stava anche il tiro. Rivediamo qui. Cioè anche qui il tiro ci poteva anche essere. Vedete, questo qua mi ha tolto palla. C'era il tiro fuori di pompa. Ecco ancora il Latina, molto pericoloso. Pinco. Bello il passaggio di testa. Attenzione ancora. E finisce il primo tempo. Ragazzi, un buon primo tempo. Non abbiamo giocato malissimo con Pinco, solo che i compagni non ce la passano molto spesso la palla. Però tutto sommato un buon primo tempo. Vediamo come andrà il secondo. Attenzione qua. Attenzione Marotta, guardami. Bello il passaggio. Guardami. Mazzeo, sei un solista di merda, Mazzeo. Attenzione che abbiamo recuperato palla col Benevento. Il tiro fuori. Ragazzi, spero che mi accettino la richiesta di poter fare io la prima punta. Guardate qua che cosa si è divorato il Benevento, fuori di pochissimi. Sì. Ragazzi, non ce l'ha Pinco, testa di cazzo. Attenzione alla Latina. Tiro Pinco che recupera palla subito. Bravissimo Pinco che riapre il gioco. Mamma mia Pinco, ha dato il via a questa azione. Vediamo come si sviluppa. Guardami qua. E non perdere palla, dai. Guardami. Sì. Pinco subito dentro. Bel pallone. Ancora qui. Guardami dentro. Dentro Pinco. Parata ancora Pinco. Ragazzi. Pericolosissimo Pinco. Finalmente mi hanno dato una palla bella al centro. Guardate qui. Guardate che bel cross da sottere. Guardate Pinco. Grande parata del portiere, poi provato a tirare, nulla da fare. Tutto qui. Tutto Pinco, scarica bene palla. Guardami. Pallone che non arriva, Pinco. Poi prova a lottare, va a terra in due. Pinco è rimasto a terra, ragazzi. Allora Pinco. Pinco, grande numero. Pinco, ha visto lo scatto di Marotta.
Azione, no ragazzi, cosa, no ragazzi, i compagni di squadra si divorano occasioni. Comunque grande passaggio di Pinco. Ancora Pinco, finisce la partita 1-1 però ragazzi, buona partita da parte nostra, sperando che ora l'allenatore ci accetti di andare in avanti. Queste sono le statistiche, 6 tiri da parte nostra e solo 2 da parte del Latino, 1-1 che ci va stretto. E questi ragazzi sono invece le votazioni. Pinco ha preso 6, come tutta la squadra, tranne Mazzeo che ha preso 8, l'autore del gol, e Marotta 6.5. Ragazzi, vice allenatore, oggi parti dalla panchina, stai sempre pronto ad entrare, quindi contro la Samp in Coppa Italia partiremo purtroppo dalla panchina. Eccoci ragazzi nelle formazioni, questa è quella del Benevento, io sono in panchina, e invece la Sampdoria si schiera con Viviano, Scrinia, Ranocchia, Moisander, Ivan, Soriano, Correa, Sala, Alvarez, Cassano, Quagliarella. Ora vi farò vedere solo le azioni salienti fino al momento in cui entra Pinco. Attenzione qua la Samp che ora prova il primo attacco vero e proprio, Cassano fermato. Ancora la Samp, cross dentro, un pallone messo fuori, il tiro della Samp! Correa, vicinissimo all'1-0 per la Sampdoria, ragazzi. Rivediamo il tutto. Questa è la prima vera azione della partita. Guardate qui, Correa, il tiro, Correa, fuori di pochissimo. Bella azione da parte nostra col Benevento. Attenzione al Benevento, pallone dentro, il tiro fuori di pochissimo. Ragazzi, siamo andati vicinissimi al gol del vantaggio. Bellissima azione dei miei compagni di squadra, rivediamo, guardate che bel fraseggio, hanno liberato il terzino destro e guardate dentro, questo è Mazzeo, bella girata, fuori di pochissimo. Quindi contrasto a centrocampo e finisce il primo tempo 0-0, stiamo facendo un piccolo miracolo sportivo perché col Benevento e contro la Samp 0-0 non è niente male. Ragazzi, vediamo se nel secondo tempo entra subito Pinco, tocca subito a noi ragazzi, tocca subito a noi con Pinco, eccoci qui, Pinco messo sulla fascia. Attenzione, pallone dentro, bel pallone, Pinco, prova il tiro Pinco, parata di Viviano, proviamo subito a dare la scossa ragazzi, tiro di Pinco, ci sono, guarda mi sono accanto a te, bello il pallone dentro, colpo di testa fuori di Sissé, attenzione, Sissé si è liberato, è solo Pinco, è solo il tiro, deve ha fermato all'ultimo momento Pinco, incredibile ragazzi, avevo avuto un'occasione colossale, mi hanno chiuso all'ultimo. Subito, sì, buona, subito qua, bello il pallone, per Pinco fermato, pallone bellissimo dentro, fermano tutto però, e allora Pinco, che può andare via, Pinco, un contrasto, non c'è fallo, e Pinco ha quasi tolto palla, andiamo di cattiveria e cazzutaggine con Pinco, per Pinco, bello il controllo, un ottimo controllo di Pinco, dove se ne va, viene fermato Pinco, e su questo ragazzi finisce il secondo tempo 0-0 in casa della Samp, è un risultato d'oro. Ecco le statistiche, addirittura 3 tiri per noi, uno solo per la Samp. Le votazioni, il migliore ragazzi è stato il giocatore Moisander della Sampdoria, noi ragazzi con Pinco abbiamo preso 5.5, una votazione bassa, però pensavo di meritarmi qualcosa di più sinceramente. Questi ragazzi sono i risultati di Coppa Italia, vedete qui ci sono il Torino che ha vinto, noi abbiamo fatto 0-0, il Genoa ha vinto, la Lazio ha battuto il Crotone 2-0, il Cagliari ha perso con l'Udinese 1-0, l'Empoli ha battuto il Bologna, poi c'è il Napoli che ha vinto 2-0, quindi vediamo un po' ragazzi, qui c'è la Roma che ha vinto, l'Atalanta ha pareggiato, il Chievo ha vinto, il Pescara ha perso con la Fiorentina, il Milan ha vinto 1-0, il Sassuolo ha vinto 1-0, il Palermo ha perso con il DL Blu che ora non ricordo chi sia, e l'Inter ha vinto 2-0. Questo ragazzi riguarda già il prossimo episodio e dice che oggi siamo fra i titolari ed è il ritorno contro la Samp. Nel prossimo episodio, il 6, avremo il ritorno contro la Samp di Coppa Italia e poi andremo a giocare in casa della Virtus Entella. Come sempre vi invito a lasciare un like se questa serie vi sta piacendo, commentate se avete qualcosa da dirmi, come ha fatto anche Francesco, quindi datemi consigli come ha fatto lui. Condividete il video, se non avete fatto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social network, quindi passate anche dalle mie pagine se non l'avete ancora fatto. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!